Perché certo è che non sarà un funerale molto economico, se tu sei quello stesso, perché quanto è vero che sono vivo non conosco nessuno che ci andrà. E ancora ne seguì un'altra risata. Di che cosa stavo parlando? Questi signori sconosciuti lì, nel quartiere della Borsa, di chi stanno parlando? Chi è morto? Chi? Chi è morto? Lasciando un sollievo nei cuori degli altri. Non un rimpianto, non una lacrima, ma solo grasse risate. Chi? Chi è morto? Lo spirito del Natale del futuro porta ancora Scrooge in giro per la città, laddove altre persone stanno parlando di un vecchio avaro che finalmente si è deciso a morire. E qui Scrooge comincia ad avere un presentimento forte, fortissimo, è praticamente una certezza. Non può essere lui. E ancora lo spirito del Natale futuro lo porta a, in una bottega, in un quartiere malfamato della città, nei sobborghi, laddove stanno scambiando delle merci forse rubate o qualcosa del genere. C'è lì dentro una persona che conosce Scrooge. È la signora Dilbert, la sua governante, e sta scambiando della biancheria, la sua biancheria, delle cortine del letto, del suo letto. Perché? Come ha fatto a rubare quelle cose in casa sua senza che Scrooge se ne accorgesse? Beh, se il suo presentimento è esatto, è evidente che la signora Dilbert sta disfacendosi delle cose di un morto. Buongiorno a tutti gli amici di Backstage. E buon Natale! Buon Natale un fico. In realtà io odio tutti quelli che augurano buon Natale. Cosa c'è di allegro nel Natale? È solo un giorno di scadenze, un giorno in cui si devono pagare i dipendenti che non lavorano. Io infilzerei tutti quelli che si augurano buon Natale. E questo è Scrooge, il personaggio protagonista del mio spettacolo Canto di Natale e Christmas Carol di Charles Dickens. E Scrooge è un personaggio molto cattivo e da questa voce così terribile. In realtà in questo spettacolo mi sono divertito a interpretare 12 personaggi, quindi con 12 voci diverse. Partendo dal fantasma di Marley, con questa voce così possente, arriva con le sue catene, i suoi lucchetti, lo stridore, il rumore di ferraglia. Fino al Natale, allo spirito del Natale passato. E poi lo spirito del Natale presente. E l'ultimo spirito è quello in realtà del Natale futuro, che però non ha voce, nel senso che non parla, non dice nemmeno una parola, indica minaccioso con la mano, sempre, la tomba di Scrooge. E poi tutti gli altri personaggi che si alternano. Ho fatto anche la voce della fidanzata di Scrooge, di quando Scrooge era giovane. Mi sono divertito a cambiare voci proprio per poter far vivere al pubblico l'esperienza proprio sensoriale di personaggi diversi in un ambiente che in realtà è molto così antico, direi. Un luogo illuminato da una luce tutto sommato fioca e che possa permettere al pubblico di volare con la fantasia. E l'obiettivo dello spettacolo è proprio quello di far volare il pubblico, prenderlo, un po' come fa lo spirito del Natale con Scrooge, prendere lo spettatore e farlo volare nel tempo, tra gli spiriti dei Natali del tempo. Questo è stato ed è l'obiettivo, e lo sarà, spero, il prossimo Natale di A Christmas Carol di Charles Dickens. Scrooge, sono io quell'uomo che è morto. No, spirito, no! Il dito non si muoveva. Spirito, ascoltatemi, io non sono più lo stesso uomo di prima, non sono più l'uomo che sarei stato se non vi avessi seguito. Perché mostrarmi tutto questo se per me non c'è più speranza? Per la prima volta la mano parve agitarsi.
buono spirito, voi mi commuovete perché siete buono e avete pietà di me. Assicuratevi che posso ancora, cambiando vita, cambiare queste scene che mi avete mostrato. La mano tremò di nuovo in atto di conforto. Io onorerò sempre il Natale nel cuore, ne serverò il culto tutto l'anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro. Gli spiriti di tutti e tre vivranno dentro di me. Non mi scorderò delle loro lezioni. Oh, ditemi, ditemi che vi sarà dato cancellare la scritta di quella pietra. Nel tormentò, afferrò la mano spettrale. Questa cercò di liberarsi, ma egli la stringeva con tutta la forza e lo trattenne. Lo spirito più forte di lui lo respinse. Alzando le mani in un'ultima preghiera, vide una trasformazione nella veste e nel cappuccio del fantasma. Lo spirito si strinse in sé, si rannicchiò, cadde e si ridusse alle proporzioni di una colonnina di letto. Una colonnina di letto. Di letto. Una colonnina di letto. È la colonnina del suo letto. Scrooge si ritrova nella sua camera e tutto è uguale a prima che questo terribile incubo nascesse. La sua stanza è lì, il suo letto è lì, e anche le cortine del letto sono sempre lì, e questo significa che tutto quello che è successo era solo una proiezione del futuro, e che lui è vivo, è vivo, ed è meraviglioso essere vivo. E Scrooge si guarda intorno esterrefatto. È vivo, e quello che lo circonda è la realtà. Oh sì, ed è felice Scrooge di poter osservare intorno a sé quella meravigliosa realtà che ha odiato per tutto il resto della sua vita. Sì, e quella colonna di letto era la sua. Il letto era il suo, la camera era la sua, meglio ancora il tempo che aveva davanti era il suo per poter rimediare al passato. Voglio vivere nel passato, nel presente e nel futuro, ripeté Scrooge, sgusciando fuori dal letto. I tre spiriti vivranno dentro di me, oh Jacob Marley, benedetto sia il cielo e il giorno di Natale. Per tutto questo te lo dico in ginocchio, mio vecchio Jacob, in ginocchio. Era così acceso, così fervente di buone intenzioni, che la sua voce spezzata non rispondeva al pensiero. Nella sua lotta con lo spirito aveva singhiozzato violentemente, aveva tutta la faccia bagnata di lacrime. Non sono strappate! Le cortine dal letto non sono strappate! Le ombre delle cose a venire possono essere scongiurate, e così saranno, so che lo saranno! Si azzuffava intanto coi vestiti, li rovesciava, li indossava al rovescio, li strappava, li confondeva in ogni sorta di stravaganza. Non so che fare adesso! Esclamò ridendo e piangendo insieme. Mi sento leggero come una piuma, felice come un angelo, allegro come uno scolaretto, e la testa mi gira come un ubriaco. Buon Natale a tutti! Ah, buon anno a tutto il mondo! Urrà! Urrà! Era entrato saltellando nel salotto e se ne stava lì, ritto senza fiato. Questa è la porta dalla quale è entrato lo spirito di Jacob Marley. Quello è l'angolo dove stava seduto lo spirito del Natale presente. Quella è la finestra dalla quale ho visto gli spiriti erranti. Tutto è esatto, tutto è vero, tutto è accaduto. E fu davvero una risata splendida, una risata straordinaria per un uomo fuori esercizio da tanti anni, una risata destinata a generare una lunga, lunga serie di altre risate brillanti. Ah, quanti ne siamo del mese? Quanto tempo sono stato tra gli spiriti? Non lo so, non so niente, sono come un bambino, ma non mi importa, non mi importa niente, preferisco essere un bambino! Urrà! È felice e trascorre il Natale in compagnia di Bob, di suo nipote e della sua fidanzata e di tutta un'allegra brigata. Sì, tutti insieme con lo spirito vero e autentico del Natale.
ma non vede l'ora che arrivi il giorno dopo di Natale. Sì, perché vuole ritrovare il suo vecchio amico, Bob, oltre che commesso. E da quel giorno in poi sarà il loro un altro tipo di rapporto. Sì, sì, vorrà poter gioire della bellezza di avere un commesso che sia anche amico e vuole aiutare la sua famiglia, e quel Teeny Team lo aiuterà per guarire, perché si può guarire, sì, si può fare. E allora, ecco che inizia così, un nuovo mondo, una nuova vita, un Natale, Bob, molto più allegro di quanti non ve ne ho augurati per tanti anni, figlio mio. Vi aumenterò lo stipendio e cercherò di assistere la vostra famiglia nelle sue difficoltà. Accendete il fuoco, caro Bob, e andate subito a comprare un'altra scatola di carboni e una paletta nuova. Scrooge fece più che mantenere la parola, e per Teeny Team, il quale non morì, fu un secondo padre. Divenne un uomo così buono che non se ne erano mai visti simili in città. Risero alcuni di quel cambiamento, ma egli era abbastanza saggio da sapere che su questo globo niente di buono è mai accaduto di cui qualcuno non abbia riso al primo momento. Il suo cuore rideva, e questo per lui era la cosa più importante. Con gli spiriti non ebbe più incontri, ma visse sempre, da allora in poi, con gli uomini e per gli uomini. E di lui fu sempre detto che non c'era uomo al mondo che sapesse così bene festeggiare il Natale. E così, come osservò Teeny Team, che Dio ci benedica ciascuno di noi! God bless us, everyone! Accanto all'ingresso c'è una cassetta dove c'è offerta Proloco. Vi chiedo di non guardarla all'uscita, proprio di ignorarla. Vi rinnovo l'invito, che ci sono rimasti 4 biglietti per il concerto di domani sera per la Fondazione Villa Elena Maria, e c'è un altro banchettino dove troverete in vendita un libro, Aspettando te, Rimettersi in gioco, che è la storia di un nostro amico di Marina di Grosseto, che ha avuto un trapianto di midollo osseo parecchi anni fa, è qui a raccontarlo, è stato raccontato da Agatha Florio, che ha fatto un bel libro, è tutto interamente una donazione per l'ATMO, che è quell'associazione che gli ha permesso di essere qui a raccontarlo oggi. Questo era il mio intermezzo pubblicitario, però è un intermezzo pubblicitario non commerciale, di qualche cosa di un pochino più alto. No, ne sono felice, se posso aggiungere una cosa, io ho avuto il piacere e il privilegio di leggere pubblicamente durante la presentazione questo libro, un libro che ti prende dentro, è una storia vera, una storia importante, è una storia che dà fiducia per il futuro, per tutti coloro che devono essere trapiantati, quindi è una lettura che vi allieterà la rimanente parte di vacanze di Natale, ne sono certo. E ora, da parte della Proloco, da parte di Giacomo Moscato, ringrazio il laboratorio teatrale Riti Pagliaccio, l'ho detto bene, che è la mia compagnia. Siamo in 15, vi auguro a tutti il proseguimento di buone feste, tanti auguri e buon anno. Grazie Giacomo. Grazie a voi.